Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi conosceremo il nuovo compagno che sarà inserito nella nostra classe. Vediamo di aspettarlo prima di iniziare la lezione. Magari nel frattempo, prima di iniziare, andremo a ripassare qualcosa della lezione precedente. Oh, ma è già arrivato forse? Oh, buongiorno. Sei Iulia? Oh, ciao Iulia. Ti presento la classe. Questa è la tua classe. Vedremo di fare un lavoro tutti insieme e di lavorare tutti in modo preciso e di poter eventualmente sviluppare tutto il lavoro. No, dai, prendi posto. Stavamo proprio aspettando te. Ma siediti lì accanto a Carla. Carla, attenta. Sì. Tutti possono. No, siediti accanto a Marco. È libero perché oggi è assente Giuseppe. Forse non ricordavi che era assente Giuseppe? Sì, lo ricordavo. Bene, molto bene. Adesso possiamo andare avanti con il programma, però prima di iniziare la lezione nuova facciamo un piccolo ripasso. Ma secondo me... Siamo riusciti alla scuola? Sì, non possiamo. Fare un test. Dov'è ora? Ehi! E mi ammazzi, ti deve ammazzarmi, non è ancora nato. Sei finito tu! Che cazzo? Ma voi la provate a essere un po' adulti? Almeno, una volta nella vostra vita. Almeno non provate a essere un po' adulti per voi. Ah, ma sto parlando con noi! Ammazzo! Ammazzarmi? Parli italiano. Parlare è facile. Dai, ma è difficile. Yeah, yeah, yeah. Almeno provate ad essere un po' adulti. Non siete, ma... A coglione, mi spacco la faccia. Si spacca. Prendo un bottiglia, spacco famiglia. Spacca famiglia. Un altro. Spacco la faccia. Si spacca la faccia. Yeah.
Di quello che fai? Sì, perché preferisco fumare. Guarda che qui alla mensa noi ti possiamo dare una mano. No, no, grazie. Dai, vieni, dai. No, no, grazie. Dai, comunque sai dove trovarci. Grazie, ciao. Ciao. Sono felice che tu sia venuto a trovarci. Ora vai a sederti con gli altri. Allora Teddy, serve un grammo. Per quando? Ma dopo domani va bene. Solito posto di fronte ai cancelli. Non c'è problema. Soldi 40 euro. Adesso ti costeggio per chi vince, dai. Basta. Dai, sì, no. Non c'è su costeggio veloce. Tutto nostro. Come tu mica. Mica non parlare. Sono di cazzo. È una striscia. Ma devi pagare. Dai, oh. E tu non l'avete vinta. Vabbè. Vabbè, ok, posso. Io me lo tuffo da te. E questo è per me. Vicino. Sto sempre.
senti meglio adesso. Cosa vuol dire? Scherzare, io no. Magari tu stavi cercando di prenderci in giro. Ti sembra un poliziotto? Guarda. Volete provare? No, grazie. Stai facciamo due risate. Ho detto no! Basta! Devi stare calmo, eh! No, chiedimi sta bottiglia! Oh, no, non ti vale! Chiedimi sta bottiglia! Oh, che succede qua, eh? Ti ammazzo, coglione! Oh, raga, basta, basta! Me ne sono già preso! Oh! Che fatto? Adesso in questo quartiere ci sono io, nessuno non userà la droga. Cazzo, allora sei spesso. Sono ego di me. Sono il fantasma. Sono il fantasma. Vattene in Senegal, vaffa. Vai via, vaffanculo. Mi devi 40 andate euro. Andate a 40 euro. Ho 40 schiaffi. Neanche uno di questi. Di cosa? Già stai sanguinando, vai a lavarti. Vai a lavarti tu che sei nero. Bella. Questo è un casino. Cosa avete combinato sto giro? Sono arrivati due mongoloidi, minchia, ci hanno buttato la coca e ci hanno anche preso i soldi. Chi sono sui mongoloidi? Non lo so, uno non era un mongoloide, mi sono pure aperto, guarda qua. Andiamo a prendere insieme che bisogna di 40 euro io. Andiamo. Avete un portafoglio? La fammi solo qui. Voi due siete. Aspetta, ma vieni 40 euro, ti capito? Calma voi. Vale per tutti e due. Calma voi 40 euro domani mattina, calma. Capito? A lui niente. Tu dai 40 euro, capito? 40 euro te li porterò, ma basta che ti calmi. E poi te ne vai da qua, capito? No, questa è mio zona. Adesso va per qualcuno di mezzo, te la so. Spira la magia. Con debito. Addio. Beh, Nero, te l'hai fatto portare questi soldi? Soldi non ce li ho, ma vi ho portati questi. Va bene così, adesso sparisce il fattore. Basta che non mi rompete più il coglione. Adesso va. Vattene, coglione. Coglione. Ci ho pigliato per il culo, coglione. Questo film, il lettere di Ben. Questo piccolo video è darsi dentro la nostra società. Professore, devo guardare la telecamera, devo guardare proprio. Però non posso parlare quando non parlo. Il film parla di una ragazza extracomunitaria venuta in Italia con la famiglia. La famiglia dopo un mese viene rimandata al suo paese. Loro vengono rimandati ma lei vuole restare in Italia perché si trova bene nel suo paese e riesce a scappare e rimane in Italia.